Una scelta ponderata, così il sindaco Maurizio Brucchi ha definito la decisione che lo ha portato a nominare come nuovo presidente della Teramo Ambiente l'ex assessore comunale alle finanze della Giunta Chiodi, Fernando Cantagalli. La notizia è stata ufficializzata ieri pomeriggio nella sede della TEAM. Cantagalli succede dunque a Raimondo Micheli, rimasto in carica per 2 anni. Fernando Cantagalli, da oggi nuovo presidente della TEAM, come accoglie questa poltrona? Con entusiasmo, come gli studenti primo giorno di scuola. Dicevo prima che avevo avuto, dopo aver svolto il ruolo assessore, delle altre proposte, ma erano cose che erano già fatto, avevo già disimpegnato certi incarichi e quindi non mi interessavano. Questa è una proposta nuova, mi stimola, è capace di farmi girare di più l'adrenalina nel corpo e quindi ci proviamo. Quali saranno i suoi primi passi? I primi passi erano quelli di vedere, ascoltare, analizzare e cercare di intuire dove possono essere migliorati i servizi. Venire per dire mi muovo in questo o in quell'altro modo sarebbe da presuntuoso. Sindaco Maurizio Brucchi, come presentare i nuovi componenti del Consiglio d'amministrazione della TEAM? Ma insomma, io credo che abbiamo fatto una buona squadra, una squadra che ha al suo interno la continuità rappresentata da Corrado De Iulis e a Fernando Cantagalli, presidente, una persona che ha fatto un'esperienza politica da vendere. Abbiamo dell'ingegner Taraschi, una persona esperta soprattutto per quanto riguarda il tema ambientale. I rappresentanti della parte privata, il dottor Scarabosio e il dottor Andreola, sono due seri professionisti, quindi daranno sicuramente il loro contributo. Per il resto ritengo che insomma, ci sono tutti i presupposti per lavorare bene, ma sono certo che questa squadra farà bene, così come ha fatto bene la squadra passata, perché non è una bocciatura quella di Raimondo Micheli, ma soltanto una incompatibilità. Ringrazio pubblicamente il Presidente Micheli per tutto quello che ha fatto.